Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi vorrei partire da due immagini di vita concreta che ho, ho vissuto in questi giorni, ho visto in questi giorni. Beh, un mattino qui a Villa c'è un parco vicino al Maira, molto carino, molto bello, ero lì che giravo. e In questo momento le acace sono in fiore, questi fiori bianchi, bellissimi, quest'anno sono veramente una meraviglia. Eh? Purtroppo da una parte ha piovuto poco, ma la pioggia non li ha rovinati. E sentivo veramente il lavoro delle api, non avevo mai sentito, non mi ero mai fermato ad ascoltare questo lavoro. E sapete che le api sono quelle che ci danno il miele, quelle che fanno la cera, il cero pasquale, in teoria, <ride> dovrebbe essere fatto anche in pratica, deve essere fatto veramente del cero, del, del miele delle api, del lavoro delle api, eh? perché è un lavoro minuzioso, molto bello, molto molto prezioso, molto mini, mi, minimo, eh, ma nel senso fatto di piccole cose. Chissà quanto tempo ci impiegano le api a, a fare il miele, a fare il loro lavoro, ma con pazienza, con cura, con amore e con ordine fanno questo. E c'era questo rumore eh, del loro lavoro, del loro volare, Era, erano tantissime, eh, le vedevo passare veramente. Una cosa meravigliosa, io ero solo quindi potevo stare lì ad ascoltare. Questo mi ha fatto riflettere molto sia sulla bellezza, l'armonia della natura e sapete, l'ho già detto altre volte, il primo modo con cui Dio ci parla è davvero questo, è eh? ogni tanto apprezzare, ammirare, ringraziare il buon Dio per il dono della natura che in questo momento, mentre l'uomo incattivisce il suo cuore e lo rende a volte egoista, prepotente, incapace di fare il bene, la natura non smette di fare il suo giro ed è un giro di bene. Questo lavoro delle api, questo fiorire della caccia e di tanti altri fiori, questa natura che comunque continuamente risorge, rinasce e dona all'uomo i suoi frutti, è una cosa che mi colpisce molto e vorrei davvero che in questo momento imparassimo tanto dalla natura. Abbiamo bisogno di imparare dalla natura, dalle api, dal, dai fiori, dal miele dal lavoro prezioso e, e per lavoro particolare che questi insetti fanno per noi. Eh. Una volta non ero uno che andava a cercare il miele, adesso mi piace eh. e mi piace soprattutto pensare a quanto lavoro di tante piccole api c'è per fare un po' di, di quel miele che io poi mangerò, che poi prenderò. Eh. Ed è dolce, lo sappiamo, è, è un colore è, è un sapore particolare che il miele ha. A diversa, a diversità di dove l'ape va a posarsi, su quale fiore va a posarsi eh? ed è molto bello anche questo. Eh? Allora mi piace molto pensare che in questo momento appunto la natura ci deve essere l'insegnamento, deve essere maestra. Ho letto un articolo invece su un'altra cosa molto preziosa, sapete che l'Ucraina, dicono eh, e in realtà lo è, è uno dei granai del mondo, eh? in questo momento la guerra non credo che rischi di distruggere i campi, di distruggere il grano, ma fa riflettere, eh, fa riflettere che mentre anche lì il grano ci insegna la bellezza della vita, la bellezza del pane, la purezza della vita, la purezza di quel pane che nasce lì di, di quel cibo che ci viene offerto e con, proprio in quella terra ci sia guerra. Pane e guerra, pane da una parte e guerra dall'altra. È un contrasto molto forte un'umanità così c'è pane c'è grano c'è miele c'è il lavoro delle api anche nel grano ci vuole il lavoro delle api eh? tutte sapete che se il mondo rimanesse senza api rimarrebbe senza vita eh? L'uomo ha un bel dire che in modo artificiale potrebbe sostituire il lavoro delle api. Voglio vederti, eh? non sono uno scienziato, non sono uno studioso, non so come potrebbe, cosa potrebbe succedere, ma certamente quel lavoro delle api è ciò che fa sì che la natura possa produrre il chicco di grano, il miele, possa produrre tante cose. Ecco, noi dovremmo in questo momento fermarci a guardare. Le acace, i fiori bianchi, le api, a sentire questo lavoro continuo delle api e guardare il grano che cresce. Ormai ha messo la spiga: eh? siamo a metà maggio. Tra poco tra inizierà a biondeggiare, a diventare, a diventare grano che, che matura e che dà frutto alla terra eh? e all'uomo. Ecco, dobbiamo imparare davvero da questo e mentre davvero c'è questo grande contrasto, da una parte la guerra, le armi, la violenza, dall'altra parte il dono. Il miele ha un dono e un senso particolare nella Bibbia, ancora di più il grano. Pensate al pane, al pane che ci nutre, al pane eucaristico, al pane che diventa il corpo di Gesù. Allora impariamo, e Gesù tante volte ci ha insegnato a guardare alla natura, a guardare la vita, perché lei è maestra, maestra per noi, per la nostra vita. Allora in questo momento vogliamo implorare ancora la pace sull'umanità e chiedere che l'umanità sappia imparare dalla natura. A me piace molto questo, lo dico tante volte in questi giorni alle persone che incontro: se sapessimo guardare alla natura impareremmo noi tante cose. L'uomo ha bisogno della natura, la natura è maestra. Se guardiamo come lavora lei, cosa fa lei, impariamo. È vero che c'è anche l'altro aspetto, stesso la natura, cioè eh, le calamità. Eh, penso a un terremoto, penso a un'alluvione, penso a un incendio: quante cose la natura purtroppo può anche causare di male, eh? ma di per sé, in teoria, la natura è buona. A volte siamo noi che l'abbiamo rovinata così tanto da e farla diventare causa anche di, di sventure, di calamità, ma, dal, ma se la guardiamo ogni giorno la natura ci stupisce, il fiorire, eh, il crescere della natura è una cosa meravigliosa, allora in questo tempo vi invito proprio a fermarvi ancora, a riflettere e vorrei mettere l'accento su una parola che tante volte ho ricordato, che è la parola silenzio. Sapete, per capire cosa succede nel mondo, cosa succede in noi e per capire dove va il mondo, dove invece dovrebbe andare il mondo, abbiamo bisogno di silenzio e in questo silenzio ascoltare il lavoro delle api, il lavoro del grano, il silenzio della natura, il silenzio del grano, per imparare nel nostro silenzio interiore a far sì che la natura ci insegni che la vita ci insegni a scegliere il bene, la pazienza, le cose belle, a scegliere nel silenzio ciò che veramente vale. E con non lasciamoci andare, vedo tanta gente arrabbiata, triste, oppure che non pensa, fugge dalla realtà come se niente stesse succedendo. No, sta succedendo qualcosa di non bello nel mondo, non mi riferisco solo all'Ucraina, assolutamente no, sono tante cose... Che non quadrano eh, né in ciò che l'uomo sta proge progettando nella propria mente riguardo al futuro dell'umanità. Ma accanto a questo davvero c'è una natura che invece ci insegna che il futuro dell'umanità è un futuro di bene, un futuro di pace, un futuro che è dono, come il grano lo è, come il miele lo è per noi. Ecco, fate silenzio nel vostro cuore. E imparate dalla natura che in questi giorni è una meraviglia sempre di più grazie per l'ascolto buona settimana a tutti